Benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'editoriale di febbraio. Prima di parlarvi delle novità, che affronteremo nel mese di febbraio, un brevissimo cenno sulle attività svolte, a gennaio, soprattutto su quelle che hanno riscosso maggiori consensi da parte dei nostri spettatori. Sicuramente c'è, nell'ambito della nuova rubrica che è Focus Sentenze, la sentenza recente sui riders e il loro diritto di ammalarsi. Poi ancora il baratto 4.0, poi ancora le novità che hanno riguardato e che riguardano i licenziamenti da remoto e infine la nostra nuova rubrica Medicina e Salute, Pillole di Salute, in cui abbiamo parlato delle patologie cardiovascolari e del Covid, e le telecamere di Informa 360 Magazine sono entrate per la prima volta nella sala operatoria ibrida del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. A febbraio tratteremo una serie di argomenti e di novità che riguardano sempre il diritto del lavoro, ma non solo. Innanzitutto, avremo per Focus Sentenze, commenteremo una sentenza della Cassazione a Sezioni Unite che riguarda delle novità sulle sanzioni per le violazioni sulla tutela del lavoro e soprattutto la prevenzione degli infortuni. E lo faremo con l'avvocato Marco Riario Sforza, il quale tratterà anche altri argomenti come la delega di funzioni, la culpa in vigilando e la culpa in eligendo del datore di lavoro, poi ancora gli atti discriminatori in ambiente di lavoro, poi ancora il patto di incedibilità del credito, esperienze italiane e straniere a confronto, e poi ancora i risarcimenti per il licenziamento dopo un incidente. Poi ancora parleremo sempre in materia di diritto del lavoro, parleremo dei contratti a termine e della proroga del limite temporale nella legge di bilancio, dell'imponibile contributivo in edilizia, del nuovo potere di disposizione degli ispettori del lavoro, e delle modifiche della legge semplificazione in tema di diffida accertativa. E lo faremo con Gianluigi Pascuzzi, Ispettorato del Lavoro di Chieti Pescara, con Antonio Saccone dell'Ufficio Legale dell'Ispettorato del Lavoro. Parleremo invece della sospensione degli obblighi occupazionali dei disabili in caso di CIG per Covid e del raddoppio della maxi sanzione per l'impiego irregolare di lavoratori stranieri. Ma come sempre parleremo anche di questioni fiscali. Parleremo ad esempio del super bonus 110% e nella fattispecie del visto di conformità per la cessione o la scelta della detrazione del bonus, perché c'è una nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate e ne parleremo con il dottor Italo Dorazio, che tratterà anche il bonus chef e l'e-commerce, le agevolazioni in tema di e-commerce per le aziende agroalimentari. Sempre restando in tema di agevolazioni, con Michela Di Stefano, la nostra commercialista, parleremo di self-employment e quindi è un bando che uscirà di Invitalia il 22 febbraio e finanzierà le donne disoccupate di lunga durata. Poi ancora i crediti d'imposta per cargo bike, impiegato soprattutto per il food delivery, e per diciamo, l'acquisto di sistemi di filtraggio di acqua potabile, sia rivolta alle imprese che ai privati. Poi ancora parleremo con Manuel Marini di ambiente, tutela e sicurezza dei luoghi di lavoro. E infine tratteremo sempre per pillole di salute, parleremo stavolta di tumore del seno e di nuove prospettive diagnostiche tempestive. Lo faremo anche in questo caso con un professore del Policlinico Gemelli, che è il professor Riccardo Masetti. Quindi vi invitiamo a seguirvi e vi diamo appuntamento a prestissimo. Grazie e arrivederci.